insomma, si dovrebbe sapere che non dipende dalla Presidente della Camera quando si va a votare, chiaramente dipende dai partiti e soprattutto dal Capo dello Stato, dal Presidente della Repubblica. Quello che però io ho voluto ricordare a chi mi faceva questa domanda era che sarebbe veramente deludente andare a votare senza aver fatto un po' di cose. Noi abbiamo un pacchetto, io lo chiamo pacchetto diritti, che è fermo, è bloccato al Senato, ma non perché il Senato non lavori bene, ma perché su quel pacchetto manca la volontà politica di arrivare a una conclusione. E in quel pacchetto, vedete, ci sono provvedimenti che a me stanno molto a cuore. La riforma della cittadinanza, che ritengo sia un provvedimento necessario per costruire una società più inclusiva, per fare in modo che chi è nato in Italia, chi ha vissuto con i nostri figli, sia parte del nostro tessuto sociale, se ne senta parte con orgoglio e con patriottismo. Poi c'è la prescrizione, ci sono tanti familiari di stragi, Viareggio, l'ultimo, che temono la prescrizione più di ogni altra cosa. Ogni volta che un processo finisce con la prescrizione è un fallimento dello Stato. E poi c'è la povertà, la delega sulla povertà. Quel provvedimento non sarà l'ideale, molte associazioni ce l'hanno detto, la Caritas ce l'ha detto, bisognava metterci più soldi, è vero. Sono d'accordo, ma è un segnale importante che dobbiamo dare subito, in tempo utile, perché il Parlamento non può occuparsi principalmente delle questioni istituzionali. C'è il Paese che aspetta i provvedimenti, c'è la disuguaglianza che cresce, c'è la povertà che non fa sconti. Quel provvedimento deve essere portato a casa. E poi c'è l'introduzione del reato di tortura, siamo tra i pochi Paesi a non averlo. E poi l'omofobia, un altro tema sul quale da troppo tempo si discute senza arrivare a una conclusione. E poi perché no, il cognome delle madri ai figli. Perché non arrivare a questo provvedimento? Ma noi donne non abbiamo il diritto di riconoscerci nei nostri figli anche con il nome che portiamo? Perché ci deve essere impedito un diritto che altrove è riconosciuto? E poi il cyberbullismo. Uno dei primi convegni che feci alla Camera dei Deputati fu quello sul cyberbullismo, a cui venne la madre di una ragazzina di 14 anni, Carolina, che pochi giorni prima si era tolta la vita perché non riusciva più a reggere la vergogna di vedere le sue immagini oggetto di dileggio sul web. In quell'occasione non ero la sola a partecipare a quell'incontro, c'erano diversi deputati e deputate. Noi ci impegnammo a fare il provvedimento sul cyberbullismo. Allora quella legge adesso c'è ritornata, dal Senato è tornata alla Camera. Io mi auguro che quella promessa venga mantenuta, perché se noi non facciamo quello che diciamo di voler fare, se non rispettiamo i nostri impegni, non ci possiamo poi lamentare che le persone non hanno più fiducia nella politica e nelle istituzioni. E io continuerò a battere su questo punto. E allora abbiamo fatto anche